Dottoressa Ruggeri, in questa emergenza Covid a Messina lei si trova a coordinare un piccolo esercito di psicologi che sono dei veri e propri angeli a fianco di chi vive non solo la malattia ma tutto quello che ne comporta a livello psicologico. Messina sta diventando un faro a livello regionale proprio per l'organizzazione che si è data. Come funziona questo servizio? Sono 67 psicologi qui nel cuore pulsante del quartier generale dell'emergenza Covid e altri 20 nei distretti. Come lavorano? Ecco, lei ha detto benissimo, un faro, perché Messina ha pensato di dare la possibilità allo psicologo di non fare solo supporto psicologico, fa la telefonata per tracciare quel nucleo familiare, per dare a volte la notizia della positività e accompagnare immediatamente quella persona nel contenimento dell'ansia, della paura, della malattia, dei bisogni, assicurando anche delle telefonate nei giorni successivi proprio per farli sentire mai abbandonati e accompagnati. Questo ha consentito di fare la differenza, perché al di là del canale che si pensava di ideare come solo ambulatorio di supporto psicologico, lo psicologo di questo ufficio ha messo in atto un processo di immediata presa in carico e del senso di colpa, di quella fragilità, di quelle situazioni di rischio da contenere all'interno della famiglia, dell'adolescente, dell'anziano, perché quando si entra attraverso il telefono nella famiglia, tutte le fragilità legate al momento emergono e chiedono quell'aiuto necessario, e lo psicologo lo può fare, è nelle condizioni di farlo per la sua formazione professionale, e io da clinico vado in loro supporto. Inoltre facciamo rete. Questo metodo di dialogico, di intervento, sta consentendo di abbassare il malessere che ci ha preceduto e che non è dovuto in effetti a una colpa, ma piuttosto a delle mancanze che oggi, grazie a questa rete creata, che parte proprio da questo ufficio, sta diventando molto efficace. Qual è il sentimento, se posso definirlo così, più comune che riscontrate nelle persone che raggiungete telefonicamente? Il sentimento è l'angoscia, angoscia che significa paura, innanzitutto la paura della malattia, poi la paura del ruolo, perché la relazione va in crisi, c'è la paura della perdita da un punto di vista economico, da un punto di vista lavorativo, ma anche lo stigma, perché chi diventa positivo viene visto dagli altri come l'untore, e quindi la paura dei vicini di casa che ieri mangiavano magari nello stesso piatto con loro e che invece ora fanno fatica, non li salutano, si diventano distanti. Purtroppo il condizionamento psichico del coronavirus è quello che ha comportato, noi lo stiamo vivendo e stiamo cercando di sanarlo in tutti i modi con dei metodi suggeriti anche dalla ricerca scientifica. Michele è uno dei psicologi che stanno fronteggiando attraverso un telefono questa emergenza coronavirus. Cosa significa entrare nelle vite delle persone che scoprono di essere positive al Covid? Questo significa tante cose, significa innanzitutto mettersi a disposizione della società, dei bisogni che le persone manifestano in questo momento, significa riuscire innanzitutto a entrare in sintonia con quelle che sono le loro problematiche che da un giorno all'altro in qualche modo stravolgono le loro abitudini, tutti i loro ritmi, tutto ciò che erano abituati a vivere. Farlo con una certa delicatezza, farlo facendogli capire che comunque non sono soli, che vengono accompagnati in questo processo che può durare qualche settimana, può durare un po' di più, ma anche dopo, è una cosa che serve a loro ed è da parte nostra una cosa che vogliamo fare per cercare di stargli accanto il più possibile. Ci sono delle storie che ti hanno colpito più di altre? Sì, ci sono diverse storie. Ci sono storie di persone che si sono trovate in quel momento anche confuse, non sapevano a chi rivolgersi, persone che avevano bisogno anche di ricostruire un equilibrio familiare perché si sono trovati da un giorno all'altro la famiglia magari separata in domicili diversi, quindi ci sono tanti aspetti che vanno presi con una certa delicatezza e riuscire a dargli una certa normalità all'interno di una grande anormalità è una cosa che molti apprezzano e che noi cerchiamo di fare col massimo impegno. Ti sei trovato a dover stare accanto sempre attraverso un telefono a chi magari a causa del Covid ha avuto un lutto in famiglia?
Sì, mi è capitato soprattutto la diciamo, richiesta da parte di queste persone di aiutare anche gli altri membri della famiglia nella comunicazione stessa del lutto, perché capitava di avere persone che fossero ricoverate e una volta tornate a casa non sapevano ancora di questo evento e comunicarlo con una certa delicatezza, dopo comunque aver avuto settimane di intenso sforzo anche fisico e mentale, era una cosa da fare assolutamente. Quando la sera torni a casa, come ti senti? Mi sento coinvolto, mi sento molto preso da questo impegno che stiamo assumendo tutti noi. C'è molta responsabilità, senso di responsabilità, molto desiderio di mettersi a disposizione degli altri e credo che questo le persone alla fine lo apprezzino.